Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Ah, che bello tornare su questa piattaforma dopo tanto tempo, è quasi un anno e mezzo che non posto più video su questo canale e sono davvero contento di tornare con un bel progetto, un progetto diverso da quello precedente. Come sapete già, io sono un grande tifoso interista. Ma nell'ultimo periodo in cui portavo video, diciamo che cercavo di alternare Inter e Monza. Questo perché? Perché ovviamente io, essendo di Monza e abitando a pochi minuti dallo stadio Brianteo, andavo spesso a vedere le partite del Monza e devo dire che avevo sempre un immenso piacere andare a vederlo e quindi qualche volta mi piaceva anche fare qualche reazione live e qualche post partita in merito alle partite del Monza. Ma perché proprio oggi vado a fare il ritorno di questo canale? Perché poche ore fa, pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità, il Monza è in Serie B. E questo è il primo passo che la nuova cordata Berlusconi-Galliani dovevano fare per il loro progetto finale. Il loro progetto è quello di portare il calcio Monza, o meglio, riportare il calcio Monza a alcuni fasti antichi, perché comunque il Monza era una squadra stabile in Serie B negli anni a venire. Mentre invece ci sarà un nuovo progetto con nuovi traguardi, quindi il Monza cercherà di superare l'ostacolo della Serie B che si è sempre dimostrata il punto massimo per la società biancorossa, visto che sono stati fatti anche in passato dei playoff per andare in Serie A, ma si è sempre dimostrata una maledizione, tra virgolette. Questa nuova proprietà però ha chiaro un obiettivo, ovvero arrivare in Serie A. Ricordo ancora le prime parole di Berlusconi Galliani durante le prime interviste di quando appunto hanno acquistato le quote del Monza, che diciamo che entro 4 anni il Monza doveva stare stabilmente in Serie A. Il primo passo è stato compiuto, è arrivato l'ufficialità della Serie B, è arrivata diciamo per vie burocratiche, perché come sappiamo tutti ci sono stati grossi problemi e in campo non si è potuto tornare, non si è potuto festeggiare in campo, ma la gioia non ce la toglie nessuno, perché questo, come vi ho già detto, è il primo tassello di un grande progetto che si sta per creare. E diciamo che io sono molto contento, essendo tifoso interista, ma anche da 4 anni a questa parte che mi sto appassionando dell'ambiente biancorosso, anche del Monza. E sono contento perché comunque, essendo lombardo, così facendo ci sarebbe addirittura una squadra in più lombarda, quindi un derby in più. Pensate che bello, se il Monza dovesse davvero venire in Serie A. Io sono molto fiducioso. Spesso la storia della Serie B ci ha insegnato che molte squadre che venivano dalla Serie C andavano al primo colpo in Serie A. Un esempio lampante che mi viene in mente è il Sassuolo di Francesco, ma anche il Carpi di Castori nel 2014-2015, se non mi sbaglio. Quindi ragazzi, ci sono davvero buone prospettive. In città si respira un entusiasmo davvero fantastico, nonostante il periodo storico generale non ottimale, ma diciamo che in questi ultimi mesi la Serie B, non dico che era una cosa certa, però i tifosi del Monza, i giocatori del Monza, lo stesso allenatore del Monza, Cristian Brocchi, lo sapevano già che l'anno prossimo si sarebbe giocato nella serie superiore. Detto questo ragazzi, mi raccomando, io ripeto, ho una gioia immensa ad annunciare che il Monza è in Serie B. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale o di reiscrivervi se magari vi siete disiscritti in questo periodo, lungo periodo di assenza. Da questo momento in poi io cercherò di portare video del Monza, perché ce ne sarà da parlare. Si dice già che Berlusconi abbia messo 30 milioni sul piatto per il calciomercato
estivo che non si sa con che modalità verrà effettuato, quando addirittura verrà effettuato, visti tutti questi rinvii, tutte queste partite da recuperare. Vedremo, ragazzi. Fatto sta che di contenuti da trattare ce n'è. Per il momento vorrei concentrarmi sul Monza, poi in avanti si vedrà. Fatto sta che il canale per il momento l'ho riaperto, in questo momento vedrete solo e soltanto i video che ho effettuato riguardo il calcio Monza, perché è quello di cui voglio trattare in questo momento. Vi ricordo quindi di iscrivervi, di lasciare un like. Noi ci ribecchiamo da un prossimo video e forza Monza!